Tu sei il Magi di Siwa. Ero convinto che i Magi dovessero proteggere il faraone. Io sono un Magi senza faraone. Lo vedi questo? Lo so leggere il mio nome, cazzo! Ti troveremo e ti sorprenderemo nel sonno! Nel sonno? Io non dormo mai! Io aspetto, nascosto nell'ombra, e vi ucciderò tutti! Tutti quelli che si trovavano lì quel giorno, a Siwa! Ok, c'è il mio padrone, hai pensato che fossi morto. Hai commesso un errore. Il tuo padrone era un criminale. Sono la sua guardia del corpo. È una questione di onore. Io sono il Magi di Siwa. Quindi sei un degno avversario. Porca miseria. Spezzata non ti salverà. Questa sarà la tomba per uno di noi. E sarà la tua. Propongo una tregua. Non è te che voglio uccidere. Si tratta di onore. Si combatte fino alla morte. Così Aia. Sia. Ok. Aia. Beh, io avevo... Ehi. Dai, vieni qua. Mi ha preso. Anubi ti attende. Ma sono grosso. Merda. Non si esce. Ok, ciao a tutti. Allora, iniziamo questa nuova serie. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare ora. Vediamo un po'. Non ci rifiamo per usare l'impulso. Come entro in un'altra stanza? Oh, ok. Dobbiamo andare qua. Da dove saranno passati gli scarabei? Vediamo un po' come va. Iniziamo subito col botto, scontro con un mini boss. Ok, devo tenere premuto. Salta.
Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa troviamo in questo bel posticino. Deve essere stato costruito secoli e secoli fa. Perdonami, grande Amon. Ora sai cosa troviamo? Vediamo un po', facciamo un giro. Vediamo se troviamo qualche oggetto. Qui dice salta. Salta. Dice qualcosa, vediamo un po'. Ok. Ah, bene, bene, bene. E qui è pieno di roba. Prendiamo ricchezze degli antichi. Ok, bisogna prendere un po' tutto quello che c'è. Allora, fa automatico. Bene. Allora accendi questo, bravo. Allora, vediamo un po' dove ci ha portato. Bene, abbiamo scoperto. Ah, io vedo che c'è qualche altro oggetto. Io prendo tutto come buon raccoglitore. Allora vediamo un po' cosa troviamo. Ma quanti oggetti, quante risorse ci sono? Arruffa tutto, arruffa. Scusate le sveglie. Qui sopra si può andare, sembrerebbe di... no. Vediamo. No. Qui qua non si può andare. E dentro qua sotto dove ci manda? Altri tesori. Cuoio. Pieno di cose preziose. Vediamo un po' cosa troviamo qua. Ma io prendo tutto, perché non lasciamo niente. C'è tutto questo. Guarda quanta roba! Diadema... Meridia ha detto non si chiama carne. Mamma mia! Basta quanto si trova. Vediamo un po' cosa troviamo ancora. Allora facciamo, prima di andare avanti facciamo un po' di esplorazione in queste tombe. Mi sembra che sia una tomba. Voglio un
attimo a vedere. Ok. Sembra di aver preso tutto. Quello che c'è sotto, quindi come facciamo a salire? Sembra che dobbiamo andare di qua. È l'unico punto. Salta. Vediamo un po' se c'è qualche altro oggetto. Sì che c'è, guarda qua. Allora, qui dove eravamo andati prima, vero? Sì. Perfetto. Dobbiamo salire di qua. Oh. Si fa andare su di qua. Come si può andare a vedere di qua cosa c'è di bello? Ah, interessante. Vedete che ho lasciato due oggetti? Guarda, ho trovato un sacco di oggetti, devo venire qua però. Perfetto. Come l'avevo fatta meglio però. Vediamo, andiamo avanti di qua, cosa c'è? Lassù. Premio. Ok. Ma per farla era così, vero? Sì. Perfetto. Quindi per salire bisogna andare di lì. Allora saliamo. Quale dinastia sarà? Questo qui è Horus. Il dio egizio. Allora, questo... vediamo un attimo se abbiamo degli oggetti. Se abbiamo sbloccato degli oggetti. Attrezzatura, fammi un attimo vedere un po'. Perché ne ha fatto? Io volevo andare a vedere l'attrezzatura. Ho sbagliato, scusate ancora. Adesso, cavalcatura, abbiamo... Si dice che il giandante... Cosa ha agito? In lungo e in largo, nessun angolo del mondo civilizzato era troppo lontano per lui. Cavalcatura eccellente. Guardato con finimento i suoi di pelle e serpente, questo cavallo zannuto semina il terrore tra i nemici. Questo qui lo siamo in città, sì. Tanto per andare in giro va bene quello. Poi vediamo qui. Dice, col cappuccio sì, senza cappuccio. Vediamo un po', abbiamo questi qui, con questi scivolerai sulla sabbia e colpirai veloce come il vento, cobra del deserto, fammi vedere un po'. Qui sarebbero i vestiti, della Deluxe Edition, però essendo che noi vogliamo essere, iniziamo con questi, su, al massimo sistemiamo un po' quello che abbiamo qua. Scudo dei serpenti, beh io lo prendo, lo scudo dei serpenti, me l'ha data dalla prova deluxe, me la tengo. Poi qui vediamo cosa abbiamo trovato, abbiamo l'occhio di Apopi, mani nude. Allora vediamo un po'. Io prenderei la spada. Poi abbiamo delle abilità. Sembrerebbe proprio di sì. Allora, mettiamo questa. Che è utile. Poi,
Acquisisci salute rigenerante. Poi abbiamo questa, attacco aereo. Parata. Danni ultra, caricatore pesante. Colpo alla testa. Quelle frecce. Un nemico fornisce esperienze aggiuntive. Beh, quella potrebbe essere utile. Ne manca una. Cosa possiamo fare? Carica attacco pesante, sì, dai. Ok. Così abbiamo messo un po' quello che potevamo fare. Vedi, ti dice, ti manca il materiale, manca materiale, manca materiale, manca materiale. Va bene, poi qui non hai oggetti. Boh, ok, perfetto. Obiettivi, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Sistemiamo un po' l'ariete, l'airone, il serpente. Ok, perfetto. Ah, serve tempo per meditare. Vediamo se io prendo la spada. Bella questa spada, guarda un po'. Così che dà, fa danni Soldati. con veleno. Cos'è stato? Eccolo! Muori! Erzefan! Dice, no, la foto! Perché mi ha messo la foto? Attento! Vai! Sei proprio tu! È un'imboscata! Non mi dire! Ecco il Medjay! Uccidetelo! Ok. Devo capire bene i tasti ancora, eh. Che ti sei fatto dei nuovi amici. Stavano preparando un agguato. Per tua fortuna ero qui ad aspettarti, eh? Sono passati mesi. Guarda lì che barba, eh? È passato quasi un anno, amico mio. È bello poter uscire e combattere, sono fuori allenamento. A Siwa tutti evitano i soldati per timore della morte, o peggio. Ho ucciso uno dei mascherati. L'airone. Ancora quattro. Vieni, il viaggio è stato lungo. Riposati ora. Ah, no. Non ancora. Non prima che tutti i mascherati abbiano trovato la morte. Per gli dèi, mi sei davvero mancato. Allora. Dov'è la tua cavalcatura? Vediamo se togliamo un po' di oggetti. Sembrerebbe che non c'è niente. Guarda un po'. Poveri animaletti. Allora. Eccoti qua, bello. Andiamo, amico mio. Come te la sei cavata da quando sono partito? Premi per raggiungere il Ah, è segnale stata dura, personale. Bayek. Senza di te si sono affidati tutti a me per mantenere l'ordine. Ma i soldati hanno installato un presidio e dettano legge. Un presidio a Siwa. Tolomeo vuole comandare l'intera regione. Ho fatto del mio meglio per tenere tutti al sicuro. Potresti aiutarmi? Farò il possibile, ma ricorda, ho una missione da compiere. Ah, sapevo di poter contare su di te. Cos'è successo? I soldati sono spietati. Se credono che un abitante stia mentendo, danno fuoco al quartiere. E non solo. Mamma mia. Bentornato, Bayek. Ci sei mancato a Siwa. Ok, 25 punti di esperienza. Io proverei quella da. Ogni cosa che avete.
Le vostre fattorie, i vostri beni, i vostri figli. Gli abitanti sono esausti ormai. Nessuno nell'oasi può muoversi senza essere interrogato, minacciato, tassato o picchiato. Abbiamo imparato a obbedire e a tenere la testa bassa. Sì. Ok. Ecco cosa succede. Guardate che roba. Non bellissimo. Vuoi tornare a casa tua? C'è stato un miglioramento, Guarda che bei posti. Parlami dell'Ibis. Medunamun. Si trova qui. È una disgrazia per l'Oasi. Come vedi, i soldati sono diventati ancora più crudeli da quando è arrivato. Prima bevevano e combattevano con gli abitanti. Ora che c'è Medunamun, sono sempre in riga e ancora più violenti. Ma nella prossima missione cambiamo anche la cavalcatura. Mettiamo il cavallo con le zanne. Ecco che cosa capita a chi disobbedisce a Medunamun, sacerdote del faraone. Ok. Casa. Lascia la cavalcatura, non si allontanerà. Ok. Vai prima tu. Vediamo un po' cosa troviamo con questi oggetti. Sono sempre curioso di vedere se ci sono oggetti. Vediamo un po'. Un altro filmato. Riposa, amico mio. È stata una giornata molto dura. Non mi serve riposare. Devo prepararmi per lui. Epzefa! I soldati hanno di nuovo... Bayek! Rabbia! Mia rabbia! Ero preoccupata per te. Mi conosci, non dovresti preoccuparti. Guardati! Ferito e stanco! Sto bene? Siediti! Siedi! Ci penso io ora. Sei sempre la stessa. Tu e Aya. Vi ho sempre rimesso in sesto. Inventato scuse per i vostri genitori. Ora è tutto cambiato. Ma non tu. Non cambi mai. Il sonno di Osiride. Credevo non ti saresti più svegliato. Rabbia mi ha medicato e mi sono... Dovevi riposare. Devi essere in forza per affrontare Medunamun. E quindi, amico mio? Un nuovo arco? Dai, perché non lo provi? Il colpo migliore è in mezzo alla testa. Ok. Allora, tieni premuto L2. Ok. Uno dei manichini è più resistente dell'altro. Lì ci sono altre frecce. Beh, non è andata male. Bene. Epzefa! Che cosa c'è? I soldati ti cercano! Via! Vieni, veloce! Allora. Assicuriamoci che nessuno esca vivo da quella casa. Epzefa! Vogliamo solo parlare! Come fa lo stealth? Il nomarca Rudiek è stato ucciso! Il tuo amico Mejai potrebbe sapere qualcosa! Forza! Esci se vuoi essergli d'aiuto! Preparate un'imboscata. Cazzo! Troveranno le mie lettere, daranno fuoco a tutto, mi uccideranno. Non preoccuparti, ci penso io. Stai attento.
Allora, per abbassarti devi fare che così. Che succede? Chi va là? Resta giù. Si avvicina troppo. Ah, il cerchio. Ora pensiamo agli altri. Allora. Pensano di coglierci di sorpresa. Stai giù. Vieni qua. Guarda, dove sono gli altri? Lo prenderemo di sorpresa. Allora uno è lì. L'erba alta. C'è un altro di lì. Vediamo se riusciamo. Vediamo quante ne mancano. Ma che ne manchi uno. Ok. Facile. È stato facile. Abbiamo finito. Grazie, Bayek. Te l'avevo detto, ma questi stronzi non frega nulla. No, oh, ne hanno di coraggio. È triste. Vieni su. Devi sapere quali sono i compiti di un Medjay a Siwa. Ah, sì. Tutti i problemi di Siwa sono qui. Provo ad aiutare tutti, ma non ce la faccio da solo. Mi stai dicendo che non hai i poteri di un dio? Ma il vero problema è l'uomo che vuoi uccidere. Medunamu. La gente aveva delle speranze quando è arrivato. Pensava che le cose sarebbero migliorate. La verità è stata subito chiara, in realtà. Temo per la sicurezza della tua famiglia, sacerdote. La sposterò in una zona più sicura. Questo è l'uomo che devi affrontare. Lo troverò e lo ucciderò. Medunamun è molto più forte di quanto non sembri. E in più si circonda dei soldati migliori. Non mi interessa. Ti uccideranno. Devi diventare più forte se vuoi eliminare quel gran bastardo. Di sicuro ti servirà un'armatura migliore. No, posso farmela da solo. Le armi sono più difficili. I soldati sequestrano tutto nel villaggio. Parlerò con il fabbro. Sì, Benipe può di sicuro prepararti qualcosa. O Senu può aiutarti a trovare quello che ti serve. Senu? Senu è viva. Guarda chi arriva. Senu, vecchia mia, in gran forma. Rabia l'ha rimessa in sesto. Devo ringraziarla. La gente ha un gran bisogno di te, Bayek. Aiutali e ti aiuteranno. Già, capisco. Un falco. Benissimo. Nuovo livello. Tutti aumentati, meno male. Falso oracolo, fino in pronto per seguire. Miglior attrezzatura.
Ok, ci vediamo poi nel prossimo episodio. Ciao a tutti.